Ciao a tutti e benvenuti su Cronache di Cosa Nostra, il canale dedicato a raccontare le storie dei mafiosi più famosi, siciliani, italiani e non solo. Oggi torniamo a parlare di Giovanni Brusca, noto per la sua ferocia nell'eseguire delitti, tanto da guadagnarsi il soprannome di Uscanna Cristiani. Nei video precedenti abbiamo esplorato la sua vita nel dettaglio, dalle origini e il suo ingresso in Cosa Nostra alle stragi guidate da Totò Riina e Bernardo Provenzano. Oggi vi proponiamo un altro episodio di un suo interrogatorio in aula di tribunale, in cui parla del suo ruolo all'interno di Cosa Nostra, dei compiti svolti sotto gli ordini del suo padrino Totò Riina e del perché, dopo l'arresto, ha scelto di pentirsi. Prima di far partire la sigla, vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanellina. Il vostro supporto è fondamentale per noi. Vi ringrazio e buona visione. Giovanni, il suo difensore, avvocato Li Gotti, ha chiesto il suo esame e la Corte ha ritenuto necessario, ai sensi dell'articolo 507, ammetterlo, ritenendo di poter acquisire dalle sue dichiarazioni elementi in positivo o in negativo utili per questa istruzione dibattimentale. Le devo chiedere però prima se lei presta il consenso all'esame. Sì. Allora l'avvocato Li Gotti può incominciare. Signor Brusca. Sì. Dopo l'inizio delle sue dichiarazioni, quindi dopo il suo arresto, lei è stato accusato di calunnia? Sì. Per quali fatti e per quale ragione? Ma per quale fatti e per quale ragione, avvocato? Siccome quando uno dice collaborare, cioè l'inizio vorrebbe collaborare, però allo stesso tempo c'è il cuore di mezzo, cioè cerca di salvare qualche persona, ma non perché non sono colpevole. Siccome mi rendevo conto di averli in qualche modo trascinato in fatti che non... se non per causa mia non sarebbero stati coinvolti in fatti criminosi, mi sentivo colpevole, in qualche modo cercavo di scagionarli. Non più di questo ho fatto, avvocato. Quante persone tentò di salvare in questo modo? Due. Queste due persone l'avevano aiutato durante il periodo della Titanica? Sì. E a seguito di questo loro contributo poi lei li aveva coinvolti in azioni omicidiali? Sì. Altrimenti non sarebbero stati coinvolti. Lei ha cercato di salvare due persone oppure ha coinvolto persone innocenti? No, ho coinvolto due persone che io avevo, tramite me, le ho coinvolte in omicidi, in altri fatti. Che non avevano commesso? No, avevano commesso, però solo per causa mia, cioè se non c'era la mia conoscenza, il mio contatto, cioè loro rimanevano per i fatti suoi. Ho capito. Cioè per causa mia loro sono stati coinvolti, signor Presidente. Cioè mi sentivo responsabile. Questi fatti invece venivano attribuiti nei suoi racconti a chi? A Di Piazza Francesco e Vitale Vito. I fatti invece lei li attribuiva commessi da chi? A mio fratello Enzo. Brusca Vincenzo Salvatore. Lei aveva raggiunto un accordo con suo fratello? Sì, avevo raggiunto un accordo sommario.
Dove si era verificato e come si era verificato questo accordo? Si era verificato nella prima settimana di agosto all'aula bunker del Lucciardone. Le aveva avuto modo di parlare con suo fratello? Sì, certo, io avevo modo di parlare, magari qualche gesto, ma parlare bene o male conoscendo le persone, con qualche piccolo gesto già ci capivamo a volo di chi parlavamo, di che cosa parlavamo. E queste due persone che lei intendeva salvare, attribuendo i fatti che avevano commesso a suo fratello? Come, non ho capito, avvocato. Queste due persone, sì, che lei intendeva salvare attribuendo i fatti da loro commessi a suo fratello, erano facilmente identificabili attraverso anche i gesti? Sì. Può spiegare il motivo? Per esempio, il Di Piazza lo indicavamo perché, essendo che è una persona calva, pochi capelli, e lo indicavamo come il tignoso, cioè il tigna, in maniera, cioè, che non aveva capelli, lo indicavamo in questa maniera, che mi riferisco all'omicidio di Callo, Antonino Di Callo, di Canicattì. Quanto a Di Piazza, gli avevamo un soprannome che ce l'ha. Noi cercavamo di chiamarlo alla nostra maniera, e così avveniva. Poi suo fratello aveva accettato questo tipo di soluzione? Sì, l'ho accettato, e non gli ho detto niente prima, in quanto già sapevo che appena lui avrebbe preso dai giornali o qualche altra fonte la mia collaborazione, lui era convinto che veniva dietro di me, perché già prima, quando eravamo latitanti, lui aveva espresso il desiderio di rendersi pentito per arrivare a alcuni suoi scopi, cose che io non ho voluto. E quali scopi? Non lo so, siccome mio fratello era un po' risentito nei confronti di Monticciolo, che secondo lui l'aveva tradito, allora voleva rivendicare alla sua maniera, ma cosa che non io gli ho completamente vietato di fare. Al di là di queste due persone, sì, lei e i magistrati, quando è stato interrogato, ha riferito altre circostanze? Il fatto che mio fratello Emanuele non era uomo d'onore. Invece è uomo d'onore? Sì. Che era uomo d'onore come numero, perché quando è stato combinato io non volevo che si venisse combinato. Siccome ci sono altri componenti, facciamo, ma solo per questo. Lei ha mai raccontato ai magistrati, durante i suoi interrogatori, di aver incontrato delle alte personalità dello Stato, istituzionali? No, mai, tranne i funzionari che venivano per i colloqui investigativi. Eppure si è appreso che c'era una certa storia che sarebbe venuta fuori, ma lei non l'ha mai raccontata? Ma io non l'ho mai tirata fuori, perché a me non mi serviva, era un fatto che doveva venire mentre io ero latitante. Poi televisione, giornali, è venuta tutta una storia fuori che io... Sì, ma come mai tutti questi discorsi fuori? Cioè, io non avevo né interessi e non mi serviva più questa storia. Mi riferisco al caso Violante. Cioè, non l'ho tirata fuori, mi è stata, come si vuol dire, sono venuto in magistrato per avere spiegazioni di cosa c'era di vero. Cioè, questa è una cosa che avveniva come suo progetto durante la latitanza? Mentre la latitante pensavo c'è, cioè, in qualche modo di poter fare qualche agevolazione nei confronti di tutti i detenuti, così, ma solo è stato un pensiero, non è che è stato solo un pensiero, un flash, ma ne ho parlato con l'avvocato mentre ero latitante, l'ho convinto che è come se era una cosa vera, però effettivamente per coscienza non esisteva questo fatto. Quando lei venne arrestato non ne parlò più? No, completamente. Ne ha solo parlato quando poi venne interrogato dai magistrati, dopo che era uscita sulla stampa questa notizia? Sì, ne ho parlato con l'avvocato, l'ex mio avvocato Vito Ganci, ma di come ne abbiamo parlato subito poi gli ho detto pure di non fare più niente, perché
l'abbiamo ripreso perché ne avevamo parlato già dall'aditante. Lui pensava che io volevo portare avanti sempre questa storia, ne abbiamo parlato per un poco, però poi gli ho detto: avvocato, non ne facciamo più niente. Cioè, mentre io ero detenuto, cioè all'inizio, quando io sono cominciato a scendere nei vari processi. Signor Brusca, lei ha appartenuto a Cosa Nostra? Sì. Quando è stato condannato? Guardi, con precisione non lo ricordo, 78, 77. In chi è stato il suo padrino? Rina Salvatore. Lei ricorda dove avvenne il rito e chi erano Sì, presenti? e il rito è venuto incontrato da Musi nella proprietà di Calò, donata poi in dotazione a Barbaro I Generi. In quella sede ricordo che c'era mio padre, Brusca Bernardo, Rina Salvatore, Bagarella Leo Luca, non ricordo se c'era Madoni Antonino, Niccolò Salamone, Genovese Giovanni, Genovese Salvatore, Genovese Salvatore, Brusca Mario, Brusca Giuseppe, buon marito Bernardo, Lazio Nicò, Lazio Salvatore, però non ho partecipato alla mia filiazione. Era fuori che aspettava per i fatti suoi. In quale famiglia fu combinato San Giuseppeato. il mandamento? San Giuseppeato. Il mandamento di San Giuseppeato quale famiglia comprende? Allora, appartiene, Piana degli Albanesi. Santa Cristina, anche se non c'è nessuno, Altofonte, Monreale, San Cipirello, San Giuseppe, e poi nell'87 credo, Camporreale. Chi è il capo del mandamento? Brusca Bernardo. Lei prima di essere combinato aveva commesso delitti o azioni delittuose? Ma io prima di essere combinato avevo a piccoli reati, cioè c'era la macchina, fesseria, però quello che più importante era che portavo da mangiare, che allora latitanti a San Giuseppeato, l'età di 13, 14, 15 anni, a Provenzano Bernardo, a Rina, a Leo Luca, non Leo Luca, a Bagarella, Calogero, Buonanima, che erano latitanti a San Giuseppeato, e mio padre mi riempiva i sacchetti di mangiare, li portavo. Cioè già dall'età di 13, 14, 15 anni io svolgevo questa attività. Non ha commesso azioni delittuose prima di essere combinato? Che ricordo, no, ma penso prima o subito dopo. Omicidi, tentati Sì, omicidi. omicidio, il primo omicidio è stato quello, non mi ricordo il cognome, il nome di battesimo si chiama un certo Lorenzo, avvenuto davanti al. No, il primo è stato un tentato omicidio nella strada di San Giuseppeato che porta a Piana, all'altezza di Piana, portella della Ginestra, un certo Riolo, che poi questo è morto, non so se per questa causa o meno, ma è stato ferito. Per questo fatto è stato arrestato un certo Cordaro, che era innocente, che poi è stato assolto. Il primo omicidio che ho commesso è stato il certo Lorenzo, avvenuto davanti al cinema Basile, quasi davanti alla caserma dei Carabinieri di San Giuseppeato, ed eravamo io, Leoluca Bagarella e Brusca Mario. Quindi qual è stato il primo omicidio? Un certo Lorenzo, non mi ricordo, questo è originario di Camporreale, non mi ricordo il Dove è cognome. avvenuto questo? Davanti al bar Cinema Basile, proprio a. E dove si trova questo cinema Basile? Si può dire a 50 metri di distanza dalla caserma dei Carabinieri di San Giuseppeato. E c'era pure come testimone il collaborante di Maggio, che stavano uscendo assieme dal cinema. Il Il Di Maggio, collaborante. ma il Di Maggio partecipava No, all'azione? era per i fatti suoi. Ah, quindi assistette. Come testimone ha detto Ah. Presidente. Dopo che lei venne combinato, Sì.
quale fu il suo ruolo e le sue funzioni? Ma il mio ruolo era di soldato semplice, però essendo figlio di Bernardo Brusca e avevo questo privilegio di essere combinato da Salvatore Rina, questi rapporti fra Rina, Salvatore e mio padre, cioè avevo qualche cosa in più nei confronti di tutti gli altri. Tipo avevo rapporti con altre province, andavo per o per creare appuntamenti o per portare qualche ambasciato o per anche a discutere qualche piccola cosa, sempre da parte di Rina o di Salvatore, cioè di mio padre. Quindi prendeva appuntamenti con uomini d'onore di altre province? Sì, con i capi province. Scusi avvocato, le telecamere possono uscire? Mezzi di registrazione fonica possono rimanere per tutta l'udienza. C'è l'avvocato Ivo Reina? Sì, l'avvocato Giacobbe pure, sì. Allora, ne dia atto a verbale. Prego, avvocato, se non la disturbano questi rumori può riprendere. Questi appuntamenti che lei prendeva con uomini d'onore di altre province? Sì. Avevano come contenuto soltanto la fissazione di un orario, di un giorno per incontrarsi? Glielo ho detto, avvocato, avevano c'è appuntamenti, c'è fissati, fissare appuntamenti per i vari luoghi, per incontri con Salvatore Rina o mio padre, con altre persone, o per andare a raccomandare, tipo un esempio, per andare a raccomandare una qualche ditta della provincia di Palermo per fuori provincia, mi ci mandavano a me. Che so, un altro esempio che gli posso portare. Mi ricordo che, se vi ricordate lo scandalo dei casinò, è venuto una volta Roberto Enea, che c'è Salvatore Enea chiamato Roberto, che c'erano dei problemi di... Salvatore Enea? Salvatore Enea chiamato Roberto. Non era Gaetano? No. Enea. Forse ricordo male io. Prego, continua. Per un problema che ci riguardava i casinò, e l'ho portato da a Ribera, da Carmelino Colletti, per presentarlo a nome di Salvatore Rina e di mio padre, per discutere questo fatto, per intervenire, credo, sui catanesi per risolvere questo problema. Poi un'altra cosa più importante che mi riguardava erano per esempio i rapporti con i Salvo, che li avevo in esclusiva, non li aveva nessuno. Può spiegare che significa avere rapporti in esclusiva e per conto di chi? I rapporti in esclusiva li avevo io, o in quanto per Salvatore Rina, che significa la provincia di Palermo, credo per tutta la Sicilia, che ci andavo? Ci andavo per avere sia per problemi di problemi personali, ci andavo per aggiustamento di processi, ci andavo per avere agevolazione per i contributi che noi avevamo, gestivamo una cantina, la cooperativa Caggio, ci andavamo per questi fatti, per esempio quando andavamo all'assessorato le porte si aprivano da sole, entravamo, cioè senza nessun problema, banche, non c'era nessun tipo di problema, per i processi, quando sento dire che c'è la possibilità di poter intervenire ai livelli di Andreotti e poi mi conferma, cioè se mio padre che il Salvatore non mi confermano questi fatti, io cioè, mi sento importante, avvocato. Cioè lei? Sì. Ritiene questo rapporto qualificante della sua attività? Sì, perché chi doveva andare dai Salvo doveva passare tramite Salvatore Rina. Dalla guerra di mafia in poi, però parliamo, avvocato, dall'80-81 in poi. E l'aggiustamento dei processi veniva gestito da lei? Sì, io per conto di Salvatore Rina gli andavo a dire fare questo, fare quell'altro, per esempio nel caso di qualche processo importante, uno, due, è successo. E ha ottenuto sempre soddisfazione? Sì. A seguito di quel suo intervento? Sì, sempre. Su tutto. E tramite chi? Cioè,
Con chi parlava per la giustizia? Lei Salvo, D'Antonino Salvo, in via Riosso numero 12, Presidente. Quarto piano. Via? Via Riosso numero 12, quarto piano. Cioè lei frequentava... questa casa. Cos'era, l'ufficio o l'abitazione? Ufficio. Con che frequenza? Ma dipende dai bisogni che c'erano, anche due volte alla settimana, una volta al mese, dipende dai bisogni che c'erano. Comunque sono stati tantissimi gli incontri. Per arricchire il suo racconto con qualche cosa di specifico, lei ricorda qualche processo? Però, avvocato, non dobbiamo scantonare molto oltre, ma prego, perché questo non ci interessa. Esemplificazione. Sì. Processo Basina. C'erano anche rapporti economici? Sì, gli portavo dei soldi per conto di Salvatore Rina per metterli, cioè conservarli lì per, facendo buoni libretti o per avere dei contributi, cioè finanziamenti da parte delle banche con una certa facilità. Stiamo parlando di quali anni? Sempre, ripeto, avvocato, nei possessi non lo ricordo più, sapevo oggi dovevo fare questa strada e avrei preso appunti. Dall'81 in poi, dalla guerra di mafia in poi. Lei ha partecipato alla guerra di mafia? Sì. E non era ancora combinato? No, già combinato, perché la guerra di mafia siamo all'81, Presidente. Scusi, no, allora forse l'ho verbalizzato male io avevo capito che lei fosse stato combinato nell'87. No, 77. 77-78. Mi chiedo scusa. A livello sempre semplificativo? Sì, sì, e qualche volta assistevo a qualche discorso. Lei ha, senza che ce ne spieghi più le ragioni, sa anche i motivi per cui esplose la cosiddetta guerra di mafia? Avvocato, io credo che oggi dirò un particolare che forse tanti non sanno. Tutti sanno che la guerra di mafia è scaturita tra Rina, il gruppo Rina, il gruppo Ceccoglionesi, Bontati, Inserillo, Badalamenti e cose varie. Però ricordo un particolare, avvocato, che un giorno, alla presenza mia, di mio padre, diciamo Giuseppe Gambino, credo nella villa di Mario Marchese e Mario Martello, a Villa Tasca, è nato, cominciando così per scherzo, ma provocato credo da Rina Salvatore, un attrito tra Marchese Pietro e Rina Salvatore, cioè, e credo che non è successo niente quel giorno perché c'eravamo presenti queste altre persone, perché se non c'eravamo noi credo che si sarebbero uccisi in quell'occasione. E da lì a due mesi di distanza è scoppiata la guerra di mafia, perché il Rina poi spiegava che era stato questo l'elemento scatenante che aveva creato l'attrito, in quanto Marchese, prima di questo attrito che avevano fra di loro, era con lui, essendo che c'era questo attrito, è passato con Stefano Bondate, c'è con l'altro gruppo, cioè essendosi il mandamento di Sciaculli spaccato, si è andato ad aggregare con Bondate e compagnia. Da quel momento è scaturito, l'ira di Dio. Questa era l'ira di Dio, lei ha partecipato? Sì, che ho partecipato. Commettendo omicidi? Sì, io per esempio all'omicidio di Stefano Bondati, quel giorno che è stato ucciso non c'ero per caso, ma già due o tre appostamenti l'avevamo fatto prima. Inserillo? Inserillo l'abbiamo fatto, cioè il fratello di Inserillo Salvatore no, ma quello del fratello e dello zio Calogero Di Maggio è venuto incontro da signora San Giuseppe Ato. Ricco Bono? Ricco Buono incontrato da Musa San Giuseppe Ato. Ha partecipato lei? Sì, direttamente. In quel periodo, stiamo parlando quindi della prima metà degli anni 80? Ricco Buono 83, Benserillo credo 81, subito dopo la morte del fratello. In questi primi anni degli anni 80? Sì. Lei ha partecipato ad altri fatti criminosi? Guardi, ho partecipato
all'omicidio del colonnello Russo, anche se in quel momento, per esempio, mio padre in quello periodo non sapeva niente come ha fatto. Credo che sapeva che si doveva uccidere, ma come fatto esecutivo non sapeva niente. L'omicidio Russo, per esempio l'autobomba al giudice Chinnici, l'omicidio Mafia avvenuto 78-79, il duplice omicidio avvenuto a Riesi. Ce ne sono, avvocato, c'è da fare purtroppo un elenco. Lei ha partecipato anche alla cosiddetta guerra di Alcan? Sono uno dei partecipi principali. Lei mi può indicare i periodi della sua detenzione? Questa ultima o la prima? No, la prima. Ma la prima io sono stato per 5 mesi al carcere di Busto Arsizio, 5 mesi e 10 giorni, non mi ricordo preciso. Poi sono uscito e sono stato inviato a soggiorno obbligato a Linosa, ci sono stato per circa 10 mesi. Le date le ricordo? Guardi, sono uscito dalla carcere a metà marzo, però posso dire che sono tornato a San Giuseppe Ave il 31 gennaio dell'86. Perché il 10 febbraio iniziava il macchese processo, però nello stesso tempo mi iniziava la sorveglianza speciale e non mi potevo muovere, cioè, liberamente come normale cittadino, perché avevo degli orari da rispettare, cioè la mattina uscire alle 7 e rientrare alle 7. Quanto tempo è stato a Linosa? 10 mesi, Presidente. Quindi dopo Busto Arsizio è stato mandato a Linosa e poi è rientrato a San Giuseppe Ato. Prego. Sì. Quando suo padre venne arrestato, lei dove si trovava? Io mi trovavo a Linosa. Che cosa cambiò dopo l'arresto di suo padre, nel mandamento di San Giuseppe Iato? Ma cambiò tanto, ma cambiò, diciamo, niente, perché quando io sono rientrato, la prima cosa che ho fatto, ho parlato con Di Maggio per sapere come andavano le cose, che era successo, se sapevano qualche cosa dell'arresto di mio padre. Ok, Di Maggio mi ha spiegato alcune cose e mi ha spiegato che per conto di Salvatore Rina avevano ucciso, prelevato Giordano, in quanto gli ha voluto parlare direttamente a Rina, perché voleva capire non intanto l'arresto di mio padre, ma quantomeno chi lo avrebbe fatto scappare da Damusi, perché Salvatore Rina abitava a Damusi, cioè, anche se la casa era di sua proprietà, ma come zona era la nostra, cioè la nostra, San Giuseppe Ato, c'era ospite in zona nostra. Perché Rina, siccome c'era il sospetto che, ma non perché sia era un infame o perché abbia fatto qualche spiada, c'era il sospetto che involontariamente o per megalomania mio cugino Calogero abbia detto qualche cosa, Irina voleva scoprire chi abbia potuto dare qualche sospetto, perché poi si è visto un certo movimento da forze dell'ordine, che dei carabinieri. Infatti dopo, quando Irina ha voluto portato a Giordano a Palermo, ha mandato a chiamare mio zio Mario, perché se Giordano avrebbe detto qualche cosa doveva prendere il provvedimento, credo, per mio cugino Calogero. Invece questo non è successo, perché il Giordano ha negato tutto, non ha saputo nulla, e così la cosa si è chiusa. Si è chiusa nel senso che Giordano è stato ucciso? Giordano è stato ucciso, però non è stato preso altro provvedimento, cioè nei confronti del mio cugino Calogero, di qualche altra persona che c'era il sospetto, perché Giordano ha detto che non sapeva nulla, quindi i sospetti sono caduti su di tutti, ma Giordano è stato ucciso. Chi era responsabile? Scusi, chi è che è stato chiamato? Suo zio Brusca? Brusca Mario. Prima è stato preso Giordano, portato a Palermo, okay. E poi è stato mandato a chiamare Brusca a Mariucci, in secondo tempo. Chi era responsabile del mandamento, chi vi venne? Ma responsabile del mandamento dopo l'arresto di suo padre? Il mandamento rimane, se attualmente fino ad oggi è Brusca Bernardo, che nessuno
gliel'ho tolto, tranne che a causa di questa mia collaborazione può darsi che cambia qualche cosa, io lo spero tantissimo. Però sino ad oggi per me è sempre lui il capomandamento, in quanto fino ad ora non ha mandato a dire mi dimetto, o non c'è stato mai nessun provvedimento per scalzare il Bernardo Brusca. Però nello stesso tempo Bernardo Brusca, mio padre, manda a dire tramite mio fratello che tutto quello che c'era da fare o c'era da dire, come si vuol dire, ha fatto una delega in bianco nei confronti di Salvatore Arena. Cioè il mandamento è come se era Salvatore Arena che gestiva o decidere o fare tutto quello che c'era da farci. Cioè, l'importante è che... Scusi, da quando ha fatto questa delega? Dall'85, da quando è stato arrestato. Da subito, signor Presidente. Credo? Da subito, cioè da quando è stato arrestato. Cioè il tipo di messaggio quale fu? Cioè che noi potevamo fare tutto quello che volevamo, però l'importante è che ne parlavamo sempre con Salvatore Arena. Cioè tutto quello che c'era da fare o per qualsiasi iniziativa che dovevamo prendere, prima parlarne con Salvatore Arena. I rapporti familiari, io parlo di famiglia di sangue, sì. La sua famiglia e quella di Salvatore Arena erano molto strette. Ma al di sopra di ogni sospetto, avvocato. Abbiamo capito l'ultima frase. Al di sopra di ogni sospetto, cioè rapporti, tutta un'unica famiglia si poteva dire, considerare. Senta, ma si può dire, usando una terminologia forse impropria, che suo padre fu pensionato con l'arresto? Ma mi pare c'è la pensione di, cioè, che lo Stato gli dà. No, l'avvocato intende dire no, completamente. Nel senso che fu messo da parte. Completamente. Bisogna di interpretare il suo... Pensionato da Cosa Nostra. No. Cioè suo padre è tutt'oggi capo del mandamento. Avvocato, se mio padre mandava a dire qualcosa prima dovevo saperlo, ero io. Non è, fino ad oggi glielo ho detto, o manda a dire c'è l'andale di missioni e questo non è successo, o succedeva qualche cosa, dipende dal provvedimento nei confronti di Bernardo Brusca o qualsiasi altro capomandamento per dire tu non sei più nessuno e si ci comunica. Ma questo né nell'uno né nell'altro caso non è successo, ripeto, può darsi che dietro la mia collaborazione succeda qualche cosa e me lo auguro tantissimo che succeda. Presidente, il signor Brusca parla in maniera molto strascicata, molto stretta. Ecco, noi non comprendiamo quasi niente. Non credo che sia una lamentela solo mia. Se vedo un pochettino di parlare un pochettino più lentamente, in maniera che gli avvocati sono quelli che non sono siciliani riescono a comprendere. Lo accontenterò, Presidente. Prego. Senta, lei è mai stato posato? Innanzitutto, cosa significa posato nel lessico di Cosa Nostra, nel linguaggio di Cosa Nostra? Posato significa che non fare più parte a Cosa Nostra, ma questo non è successo perché sono partito da soldato semplice e poi a ricoprire la carica di capomandamento non sono stato mai posato, anzi devo dire di più che nel periodo che Di Maggio era capomandamento di fatto, cioè ero insieme a lui, in quanto cioè io non mi potevo muovere per motivi di sorveglianza speciale, ma eravamo sempre assieme, decidevamo tutto assieme, quindi non so quando sono stato posato e chi mi abbia causato. Quindi anche nel periodo in cui Di Maggio ebbe la responsabilità del mandamento, lei lo affiancò in tutte le decisioni? Sì, l'ho affiancato nelle decisioni e decidevamo tutto quello che c'era da fare, cosa fare e andare avanti senza nessun problema, perché in quel periodo non avevamo nessuna difficoltà e credo neanche ora abbiamo difficoltà. In questa situazione di diciamo di reggente. Così, quando lei parla di capomandamento intende dire reggente, perché se capomandamento reggente, sì, padre, sì, reggente. Da quello che lei ha detto. Sì, reggente. Reggente. Cioè reggente momentaneo, perché mettiamo caso, signor Presidente, se mio padre era fuori o usciva, automaticamente riprendeva il suo posto quello che era, non lo so oggi che cosa è successo. Questa reggenza del Di Maggio, sia pure affiancato da lei, sin quando durò? Fino al mio arresto, fino al 20 maggio. Ma cioè col Di Maggio è durato sino credo all'89-90. Dall'89-90 poi l'ho presa direttamente in mano io da solo. Il Di Maggio fu allontanato da questo incarico? Sì, ma per problemi personali suoi, avvocato. Da quel momento fu unico reggente del mandamento? Sì.
Esiste la commissione provinciale di Cosa Nostra? Sì. Da chi è composta? Ma guardi, io gli posso dire quelli che conoscevo. Sì, la commissione provincia. Palermo e Salvatore Reina. Trapani. Io sto chiedendo quali, da chi è composta, senso quale, da quale persona e con quale funzione. I nomi poi eventualmente glieli chiederò. Voglio sapere da cosa è composta la commissione. La commissione è composta da capi provincia. Dai? Dai capi provincia. No, si riferisce alla commissione provinciale, non a quella interregionale. Si è capito bene. Provinciale, cioè la provincia, cioè deve avere il capomandamento. Cioè tutti i capomandamenti sì. Costituiscono la sì, sì, perfettamente. Lei ha partecipato alla commissione provinciale? Sì, ho partecipato. In qualche 3-4 riunioni ci ho partecipato. Le riunioni erano sempre plenarie o anche cioè vedevano la partecipazione di tutti i componenti o alcune volte erano commissioni ristrette? Ma avvocato, dipende di cosa si doveva parlare, di cosa si doveva dire. Per esempio, quelle che mi ricordo io venivano sempre a gruppette 3, 4, 5, massimo 6, o se non si doveva parlare di cose eclatanti o cose di una certa importanza si riunivano tutti. Anche qualche volta avveniva per esempio che a cose fatte la riunione si riuniva dopo che le cose erano successe. Ma c'erano motivi particolari perché dovesse avvenire questo? Per esempio, gliene spiego una. Quando è successo diciamo, il complotto, guerra, complotto contro Buccio, per esempio non si è fatta una riunione prima, ma bensì la commissione si è riunita dopo, cioè quando si è completato tutto, e Rina ha spiegato perché era avvenuto questo omicidio in carcere e tanti altri omicidi che erano avvenuti fuori. Cioè non l'ha fatto prima perché non sapendo con chi si doveva fidare o chi erano colpevole o chi non erano colpevole, cioè non ritenne opportuno di convocare prima la commissione. Al di là di questi fatti specifici, quando si trattava di deliberare l'uccisione di uomini d'onore o fatti di una certa importanza, la commissione veniva convocata? Avvocato, a mia presenza mai, però io li sapevo i fatti perché Rina me li diceva ed eravamo sempre io e lui solo quando mi comunicava qualche cosa, però non lo so se la convocava o non la convocava, ma non credo che non sapessero gli altri i fatti, perché a me me li diceva, se poi gli altri non li diceva questo non glielo so, però può essere che a una, due a due, tre a tre ce lo diceva, io non posso dirlo diversamente, io ero a conoscenza. Il suo mandamento aveva attività economiche illecite, in che cosa consistevano? Consistevano in traffico di droga e per esempio in traffico, cioè in particolare avevamo una gestione degli appalti, cioè in particolar modo mi riferisco agli appalti della provincia. Provincia regionale di Palermo, dove di noi qua prendevamo un buon utile, che con la scusa dei soldi che dovevamo dare ai politici regavamo un 4,50%. Il 50% ce li tenevamo noi come famiglia di San Giuseppiate e Corleone, che di questi soldi poi noi compravamo armi, davamo a chi ne aveva bisogno. Alla famiglia di Alcamo, che in quel periodo noi la sostenevamo sotto ogni punto di vista, e il 2% diciamo che dovevamo darle ai politici, però secondo questo fatto lo gestiva Sino Angelo e c'era quando glieli dava, cioè quando glieli dava ce li rivedevamo io, De Sino e in qualche modo di Maggio. Per esempio, quando io avevo bisogno per altri motivi, lui si è andato a fare la villa incontro alla Ginestra. Questo riguardava gli appalti dell'amministrazione provinciale di Palermo? Sì, sì, solo questo particolare. Io parlo di Police, non 30 come zona, non ha niente a che vedere come zona. Ma tutti gli appalti? Sì, tutti.
tranne qualche piccola cosa, ma ne ha di massimo quasi tutti. Cioè, per tutti gli appalti della provincia di Palermo voi avevate un 4-5%. Dall'86-87 arrivare al 90-91 c'è stato questo tipo di gestione. Questo riguardava il mandamento di San Giuseppe Iacco o riguardava la sua famiglia? Ma riguardava, cioè figura come mandamento con Leone San Giuseppe, però era, le gestivamo noi, perché non ci metteva niente in tasca, però li dividevamo in questa maniera. Abbiamo recuperato molti soldi di armi che avevamo speso prima. La sua famiglia quanto spendeva in armi ogni anno? Ma guardi, solo quelli provenienti dalla Svizzera circa 100 milioni l'anno. Poi c'erano tutti gli altri. Se questa è la sua famiglia? Sì, sì. Anche esplosivo? L'esplosivo ha altra provenienza, non c'entra con la Svizzera. Esistono attualmente dei posti di armi? È certo che esistono, scusa, quando fanno gli omicidi ci vanno con le pietre, con le pistole, con il fucile. C'è chi ne ha di più, c'è chi ne ha di meno, ma esistono attualmente, è come se esistono. Diciamo che c'è una distribuzione sul territorio di depositi? Sì, sì, ognuno c'ha i suoi, ripeto, non solo la quantità, ma ognuno c'ha i suoi. Sono stati trovati diversi depositi di armi? Come? Sono stati trovati diversi depositi di armi, anche abbastanza sofisticati, ve ne sono altri? Sì, ma a mia conoscenza, per esempio, ancora ci sono altri due bazooka, ci sono... Ma lei si riferisce, scusa, avvocato, a... il deposito della sua famiglia, del suo mandamento o si riferisce? No, io mi riferisco di sofisticato, quella mia conoscenza ancora fuori da recuperare, ci sono ancora altri due bazooka. Ma dico del suo mandamento? Sì, di quelli che sono stati trovati incontrati a Giammascio, però anche altre famiglie, così magari per raccontato se c'è, ci sono ancora altre armi sofisticate. Certo. Oltre a quelli nostri, diciamo, quelli trovati incontrati a Giammascio. Questa è la sua famiglia, ma anche le altre famiglie hanno depositi di armi? Sì, avvocato, le ho detto. Presidente, opposizione, avvocato Scozzola. Presidente, mi scusi, l'imputato Brusca Giovanni è imputato. L'imputato può essere esaminato solo e esclusivamente sui fatti. Sì, ma ci sono imputazioni di. Presidente, se mi fa finire. Di detenzione di armi a carico di tutti gli imputati. Presidente, se mi di associazione mafiosa con questa aggravante. Sì, presidente, se mi fa finire. Prego, avvocato. Però il Brusca Giovanni non è imputato di 416 bis. Il Brusca Giovanni è imputato solo ed esclusivamente di una serie, non so quanto, di omicidi, ma certamente non di 416 bis. Comprende che è stato già condannato per 416 bis. Ma non è imputato. Vabbè, comunque io non metto la domanda perché la ritengo pertinente ai fini di questo processo. Prego, avvocato, continui. Per correttezza, il capo 82 di imputazione riguarda le armi. Prego, continui, avvocato. Capo 82, capo 83, capo 84. Non sono gli omicidi, ma ci sono altri che riguardano proprio le armi. Altrimenti non mi sarei permesso di fare domande. Prego, avvocato, continui. Avvocato, la sì. Prego di fare silenzio, avvocato Scorso. Prego, avvocato Rigotti. Signor Brusca, lei fino a pochi mesi fa, diciamo, era uno dei capi di Cosa Nostra. Sì. Io ora le chiederò fatti concreti. Sì. Avete discusso in Cosa Nostra il problema del cosiddetto pentitismo dei collaboratori di giustizia? Ma certo che ne discutevamo, avvocato, era normale che ne discutevamo. E cercavamo anche di risolvere questo problema, che non era di facile soluzione, infatti non è di facile soluzione, perché il pentitismo purtroppo porta a distruggere Cosa Nostra. Credo che non ci sia altro elemento più importante del pettinismo che possa risolvere questo problema. Qual è la sanzione? Voglio fatti concreti. La morte. Qual è la sanzione per i collaboratori per i pentiti? Ma la morte, fino a che rimane l'ultimo uomo d'onore in piedi, rimane sempre la morte. Lei personalmente
ha cercato di colpire e uccidere collaboratori? Sì. Sì, sì, ho tentato. Senza mai però ottenere nessun risultato. E ha cercato di colpire o uccidere familiari di collaboratori? Sì. Li ha colpiti? Sì. In più occasioni o in un'occasione? In diverse occasioni. È riuscito a uccidere familiari di collaboratori? Sì. Contro i pentiti, cosiddetti pentiti, ci sono state anche strategie processuali e extraprocessuali? Ma strategie processuali, guardi, se ne prendevano tanti, però i risultati erano sempre negativi. L'unica che gli posso dire che si stava attuando, che poi non abbiamo portato a compimento, era quella quando si sentiva dire a Pianosa maltrattamenti, tutte quelle storie là. Si cercava di fare arrivare, cioè fare sfruttare, perché dal carcere arrivava notizie che tipo l'onorevole senatore che era, la Maiolo, cioè tramite denunce per dire fate denunze, per poi loro andare avanti sotto un certo aspetto. E noi dietro questi suggerimenti che venivano fatti per andare avanti, siccome uomo d'onore non può fare nessun tipo di denunzia, allora volevamo sfruttare quelle uomini d'onore che non erano uomini d'onore, però che potevano fare denunce, che potevano andare in televisione, potevano fare delle dimostrazioni nei confronti di questo 41 bis. E volevamo sfruttare una persona di Capaci, una di Castelvetrano, un'altra di Campobello di Mazzara, cioè comunque diverse persone che non erano uomini d'onore, per poterli fare andare che sono da Sgarbi per fare spuntare questo fatto che c'è questi maltrattamenti, questi fatti che avvenivano a Pianosa e a Sinara. Ma noi uomini d'onore, cioè gli uomini d'onore non potevano fare denunce, non potevano mettere a verbale nessun tipo di reato. Non so se sono stato chiaro. Sì. Signor Brusco, cosa ha significato per lei far parte di Cosa Nostra? Significa forza, potere, tutto. Lei oggi si sente un traditore? Io? No. E le vuole spiego pure il motivo, se vuole. Sì, lo spiego. Guardi, avvocato, ci sono, in Cosa Nostra ci sono regole che vanno rispettate. E queste regole vanno rispettate per tutti, non vanno rispettate a senso unico. Allora, come ho detto poco fa, il motivo scatenante tra Marchese Pietro e Rina Salvatore, cioè da questa guerra, è spuntata poi la collaborazione di Buscetta. E questa è una. È successo quello che è successo. Poi è spuntata la collaborazione di contorno Salvatore, è successo quello che è successo. Poi è successo la cosiddetta guerra contro Puccio e guarda caso chi mandava i messaggi fuori, chi è coinvolto, i fratelli Marchese. Va bene, fino a qua tutto ok, avendo fiducia in Salvatore Rina uno va avanti senza nessun problema. Però la verità la sanno, io non la so, cioè io so quello che mi diceva Salvatore Rina. Nel frattempo poi avvengono i due attentati, Borsellino e Falcone, anche se stabiliti molto tempo prima, però sono avvenuti in quel periodo. Nello stesso periodo, nel contempo che venivano queste due stragi, io ho avuto la possibilità di poter fare uscire dal carcere, e non per andarsene a casa, ma in una struttura militare, mio padre e Giuseppe Giacomo Cammino. Può darsi che oggi fosse vivo. Boh. Giuseppe Giacomo Cammino. Ok, per questa possibilità che io ho avuto, è portata avanti, quando io ero un po' quasi alla conclusione di questo fatto, parlando con Rina,
mi ha detto non era possibile perché c'erano effettivamente altri fatti in corso. Sempre nello stesso tempo si era prospettato l'idea, cioè non si era prospettato, era venuta fuori un prospetto che si poteva organizzare un'evasione. Quando io parlo di questa evasione con Salvatore Arina, subito mi fa il nome di Marchese Antonino, per dire se c'è la possibilità, pensiamo per Marchese Antonino. Finì, non se ne parla più. Nel frattempo si fanno le stragi, nel frattempo Rina, non so con chi, ha dei contatti con lo Stato per tutti i detenuti, e andiamo avanti. Nel frattempo succede che il giorno in cui si fa il tentato omicidio al questore Germanà, a Mazzara del Vallo, al ritorno di questo tentato omicidio, di cui ci ha partecipato Bagarello e Leo Luca, ci siamo incontrati nella villa di Gioacchino Calabrò a Castellammare con Gregorio Marchese, e ha comunicato al cognato che si era pentito Marchese Giuseppe. Onestamente in quel momento mi è caduto il mondo addosso. Ok, Bagarella dice scappiamo, siamo andati via, lascio Bagarella credo a Palermo, non mi ricordo dove l'ho lasciato. E il primo risentimento ne parlo solo esclusivamente con il mio fratello Emanuele, per dire, da questo momento in poi per noi è finita, cioè Cosa Nostra è finita, ma in particolar modo per noi della famiglia di San Giuseppiato era finita. Però adesso non devo essere io o noi che dobbiamo buttare la spugna per primi. Ma non ho capito il discorso, c'è stato questo tentativo di omicidio nei confronti del... Cioè lo stesso giorno Bagarella Leo Luca si incontra con suo cognato Gregorio Marchese. Ho capito. E gli comunica il pentimento del fratello Giuseppe Marchese. Da Castellammare ce ne andiamo, lascio Bagarella a Palermo, non mi ricordo dove, o Altofonte credo, non mi ricordo dove l'ho lasciato. Però io di lì me ne vado a San Giuseppeato e mi incontro con il mio fratello Emanuele. Mi incontro con mio fratello Emanuele e gli racconto che si era pentito il Marchese Giuseppe. E mi sentivo come il mondo crollare addosso. Ora, non perché ce l'abbia contro Marchese e Giuseppe, ma si poteva chiamare pure Pinco Pallino, qualsiasi persona esso sia. Ma siccome per altri collaboranti era stato operato un metro, nei confronti di Marchese e Giuseppe non è stato adoperato nessun provvedimento. Però, non devo essere io il primo a pungere l'asino in salita. Siamo arrivati, dopo tutti questi fatti, nel frattempo si pente Drago, e anche per questo non è successo niente. Siamo arrivati a cavallo di Natale e Capodanno e ci incontriamo per altri fatti, io, Rina, Enzo Sinagori ed altre persone. Mi ricordo questo particolare perché Enzo Sinagori doveva andare a Vienna, in Austria, per andare a sentire il concerto, e mi faceva premure spicciamoci che mi devo andare a prendere la nave o qualche altra cosa. In quell'occasione il Rina mi fa domanda e risposta, dice purtroppo si pentì chi, dice ma che mi fa, dice ma piglia il provvedimento, ma piglia il provvedimento. No, scusi Presidente, se parla così possiamo anche finire la registrazione. Deve parlare in italiano per cortesia, perché okay. Gli avvocati non la seguono, ci sono avvocati che non sono siciliani. No, ma anche perché è prevista la lingua italiana nel codice. Mi pare giusto. Ok, mi incontro con Rina e dice che dobbiamo fare, cosa non dobbiamo fare, e che dobbiamo dire, che non dobbiamo dire, ma per rispetto di Luchino, cioè di Luca Bagarella, non prendiamo nessun provvedimento. A quel punto, quando io mi vedo fatta domanda e contemporaneamente mi sento data la risposta, io non ho detto niente, cioè non potevo dire niente, so, vabbè, pazienza. Si vuol dire che si deve andare avanti così, ma ripeto, ma non perché ce l'ho contro al collaborante Marchese, ma per un fatto, per dire, cioè, o le misure sono uguali per tutti o per nessuno. Nel frattempo, dopo il... Scusi se interrompo. Sì. Per misure lei che cosa intende? Le misure, cioè i stessi danni che sono stati fatti nei confronti degli altri collaboranti, cioè ucciderci i familiari, ucciderci i parenti, ucciderci altre cose, non è stato fatto per Marchese e per Drago. Vada avanti. Non so se... Sì, ho capito.